7 km per il ristorante e 2,7 per il cliente. E quindi si parte. Tu quanti chilometri fai al giorno? In media 50 di chilometri al giorno, su per giù. Sono comunque pesanti, ho un po' di mal di schiena perché trasportare comunque lo zaino tutto il tempo. Buongiorno. Francesco ha 33 anni e fa il rider a Torino. Il lavoro dei corrieri viene regolato da un algoritmo, ovvero un codice matematico che calcola il tempo più rapido e conveniente per l'azienda per effettuare le consegne. C'è un algoritmo che in base al posto in cui sei ti cerca il cliente che ha ordinato, diciamo, in quella zona e ti manda a ritirare al ristorante. Sembra un po' una divinità, cioè è l'algoritmo che decide, è l'algoritmo che ti fa fare questa consegna piuttosto che un'altra. Conoscere il funzionamento di questo algoritmo per i lavoratori di gran parte delle aziende di delivery, salvo rare eccezioni, significa sapere quanti ordini possono ricevere per ogni turno e quindi quanto possono guadagnare. Dai. Vedi questo per esempio, guarda dove cazzo l'ho messa, no? Noi dipendiamo tutti da questo algoritmo. Siamo lì supplici, gementi e piangenti davanti a lui, supplicando un ordine, no? Con il decreto lavoro approvato il 1 maggio è stato cancellato il diritto dei rider di conoscere questo algoritmo. Le aziende di delivery, in sostanza, non hanno più l'obbligo di comunicare come vengono assegnati gli ordini e i dipendenti non possono sapere quanto lavoreranno e di conseguenza quanto verranno pagati. Loro dovrebbero spiegare come funziona e come fare per migliorare queste prestazioni. Ogni piattaforma ha un metodo di statistica per valutare i rider, che però a noi è sconosciuto. Quindi noi a volte siamo ore e ore fermi e poi magari l'ora successiva lavoriamo. Perché rimane segreto questo algoritmo? La sensazione è che tutti i rider sono tenuti a tiro come i cavalli. Sono sempre sul chi va là, pronti a lavorare sempre di più. Quanto tempo lavori? 7 su 7, 9 ore al giorno e 12 nel weekend, sabato e domenica. Il decreto, nel nome della semplicità, svuota quello che era la norma del precedente decreto trasparenza, quindi svuota anche di responsabilità da parte dell'azienda di fornire tutta una serie di informazioni contrattuali ai rider. Vuol dire appunto ancora maggiore incertezza rispetto al passato e purtroppo poi avvengono anche le cosiddette distorsioni di questo lavoro che portano al caporalato digitale, ovvero la compravendita o l'affitto su base anche mensile degli account per lavorare con le principali applicazioni del food delivery. Tuo? Sì. A Rieti seguiamo il sabato sera di lavoro di Luigi. Se le stanno inventando, diciamo, un po' di tutti i colori, c'è anche una sorta di caporalato. In che senso? Se hai un account, praticamente hai un contratto con l'azienda, ok? Il proprietario dell'account resta al ristorante, ritira l'ordine e lo dà a un'altra persona. Mette l'ordine come consegnato, gli arriva un altro ordine, lo ritira e lo dà a un'altra persona. Queste altre persone non hanno un contratto. Così facendo loro moltiplicano gli ordini. Se loro sono in 10 e ne fanno uno a testa, ne faranno 10 in un'ora. Se io sono uno, ne faccio uno. E quindi loro hanno più turni, più guadagni, e noi che lavoriamo onestamente, meno turni, meno guadagni. Qua, dentro qua, è una via dove là si mettono, si incontrano là. Allora, questo è come avviene lo scambio, ragazzi. Uno gli dà lo zaino vuoto, l'altro gli dà lo zaino pieno con lo screen della via. Quello che non c'ha il contratto va a consegnare, mentre l'altro torna indietro a prendere l'altro ordine. Prendere appunto una persona a nero senza assicurazione, senza niente, è caporalato.